Benvenuti a Economicamente, io sono Maurizio Poli, educatore e consulente finanziario. Novembre, quest'anno 2024, è il mese dell'educazione finanziaria, quindi parleremo di piccoli concetti di educazione finanziaria, ma non sono solo in video, quindi mi sono fatto aiutare. Do il benvenuto subito a Stefano Boccaletti. Buongiorno. Buongiorno. E a Giusy Biondelli, benvenuta. Buongiorno. Eccoci qua, due volti noti del nostro programma, ma mi aiutano due consulenti patrimoniali di Banca Patrimoni Sella, giusto? Sì, esatto. Sono di Brescia, filiale di Brescia. Stefano Boccaletti è il team manager, responsabile della filiale di Brescia, di tutto il suo team, di tutto il suo gruppo. Giusy Biondelli, consulente patrimoniale. Benvenuti, grazie di essere di qua. Stefano. Di gruppo di Stefano, esatto. Grazie. Del gruppo di Stefano. Ho cercato il vostro aiuto perché è il mese dell'educazione finanziaria, quest'anno è costruisci il tuo domani, il tuo futuro, il concetto è questo. Quindi Stefano, la prima domanda che ti faccio subito: nel mese dell'educazione finanziaria andiamo anche sul pratico, quando incontri dei clienti, quando un cliente viene da te, nuovo, non il tuo cliente consolidato, che dice benissimo, vorrei, ho questi risparmi, questo denaro, cosa possiamo fare? Che difficoltà incontri nel trasmettere il meglio per il cliente per proteggere il suo patrimonio? Questa è una domanda fondamentale, è un grande problema che ci troviamo di fronte tutti i giorni. Purtroppo noi italiani in generale, fatte naturalmente le dovute eccezioni, abbiamo un livello di cultura finanziaria non altissima. Se guardiamo le classifiche europee siamo praticamente gli ultimi in Europa, abbiamo solo Malta dietro di noi, quindi questa cosa non ci aiuta. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando affrontiamo dei ragionamenti, che normalmente sono dei ragionamenti di medio-lungo termine, quando si parla di investimenti difficilmente si parla di scadenze brevi, quindi si parla di un percorso che dovrà accompagnare il risparmiatore durante un po' tutta la sua vita, quindi pianificare quelle che saranno le sue scelte importanti, l'acquisto di un immobile, di una casa, piuttosto che la pianificazione previdenziale. Anche questo è un aspetto molto debole in Italia, noi abbiamo anche qui una bassissima predisposizione a vedere il nostro risparmio anche in un'ottica di natura pensionistica, quindi una ottica previdenziale, e più tutto quello che sono le normali costruzioni di un portafoglio adeguato a quelle che sono i rischi che può assumersi ogni cliente. Quindi ognuno di noi ha un rischio, ha una percezione del rischio diversa. Il rischio purtroppo esiste, perché questo non possiamo eliminare, è la vita, quindi non è che ci piacerebbe avere portafogli zero rischio, alto rendimento, ma purtroppo in natura non esistono. E quindi ecco perché la figura del consulente finanziario è particolarmente importante, soprattutto in una fase come questa, una fase storica di grandissimi cambiamenti, quindi vediamo la velocità, tra l'altro, delle cose che stanno avvenendo in questo periodo, non si è mai vista prima, quindi siamo passati addirittura da un periodo di tassi negativi, quindi qualche cosa che in natura non esiste, cioè non si è mai visto che io debba pagare per depositare della liquidità, ad una fase in cui c'è stato un immediato, un fortissimo rialzo dei tassi, adesso c'è un graduale rientro nelle cose. Però questi aspetti determinano determinate scelte, soprattutto c'è una parte importantissima che è quella di natura, chiamiamola emotiva, che deve essere accompagnata da un professionista, perché il professionista alla fine molto spesso deve gestire delle emotività, quindi risolvere anche dei problemi che sono di natura personale e che porterebbero a delle scelte errate poi dovute all'impulso, quindi l'impulso che può essere negativo nelle fasi 2022, ce lo ricordiamo, esatto, un po' tutti, annus horribilis della finanza, magari ha scelte un po' meno, ma sempre irrazionali di questa fase, cioè vediamo i mercati finanziari che stanno andando molto bene e quindi è facile spostare magari la lancetta del rischio un po' troppo in avanti relativamente naturalmente a quelle che sono le predisposizioni di ognuno di noi. Ecco, quindi il nostro lavoro è soprattutto questo, ma nella fase iniziale, quindi nella fase in cui incontriamo un cliente, il nostro lavoro è quello che giustamente questo mese è l'educazione finanziaria. E io utilizzo sempre, tra l'altro la legge ci obbliga, ma io lo faccio molto volentieri, ad utilizzare la MiFID, cioè questa normativa europea che
obbliga, tra virgolette, il cliente a spiegare di fronte a un consulente, un gestore di relazione in generale, quali sono le sue, diciamo, attitudini, le sue conoscenze culturali in ambito finanziario, chiaramente, e un pochettino quella che potrebbe essere una piccola carta d'identità del cliente, che poi va riaggiornata periodicamente, perché naturalmente possono cambiare le situazioni, i redditi, i patrimoni. Una fotografia. Bravissima, si fa una fotografia nel tempo al cliente, dando questo tipo di impronta. Ecco, questo è un momento importantissimo secondo me, perché qui, utilizzando la MIFID, si comincia un dialogo che è un dialogo volto ad aumentare o a approfondire la cultura finanziaria di un risparmiatore, e questo è fondamentale. Stefano ci ha dato già due concetti importantissimi dell'educazione finanziaria: la gestione delle emozioni, il colloquio che si deve essere continuo con il proprio consulente patrimoniale finanziario, e gli aspetti normativi tecnici che ci aiutano, non devono essere visti come un ostacolo, ma uno strumento che aiuta nella gestione del colloquio con il cliente. Esatto. Giusi, emozioni, tecnicità, però a te vorrei chiedere, benissimo, il durante noi e il dopo di noi, clonando queste parole qui, il durante degli imprenditori, delle imprese, assisteremo nel breve a un passaggio di denaro dovuto al passaggio del comando delle aziende e dei patrimoni nei prossimi 5-6 anni. Quindi il consulente patrimoniale può affiancare anche l'imprenditore in questi passaggi delicati dell'azienda? Certamente sì, è chiaro che proprio nell'ambito dell'educazione finanziaria si tratta di sensibilizzare gli imprenditori o comunque i capifamiglie, capistipite che hanno il patrimonio da passare alle future generazioni, di quello che possono essere i vari aspetti del passaggio dei beni e della ricchezza nel futuro, perché di questo stiamo parlando di dare continuità a quelli che sono stati i risparmi e i patrimoni dei nostri padri, dei nostri nonni, o comunque di quello che sarà il valore patrimoniale delle aziende, degli immobili che sono in capo ad una famiglia. Chiaramente questo passa per la conoscenza di quello che potrebbe succedere se noi non dovessimo fare niente, quindi è fondamentale, come nell'ambito, diciamo, delle nostre decisioni finanziarie, quindi la pianificazione finanziaria, anche nell'ambito del passaggio generazionale, che non è ben inteso solo nel momento in cui una persona non c'è più fisicamente perché la vita biologica finisce, ma anche nel durante, perché comunque non è detto che un soggetto, comunque un imprenditore o un'imprenditrice decida anche di rallentare i propri ritmi di lavoro, piuttosto che magari affiancare le future generazioni all'interno di un'azienda per la continuità aziendale. Quindi sono tutte fasi di vita, del ciclo di vita, perché noi durante la vita abbiamo un cambiamento delle nostre decisioni, delle nostre esigenze. Per questo è necessaria la pianificazione, perché noi dobbiamo andare verso degli obiettivi che noi ci siamo posti nel pensare a quello che è il nostro futuro. Lo slogan "oggi per il tuo futuro" significa pensare adesso, immaginare adesso, pensare a cosa vorresti realizzare tra i tuoi obiettivi di vita, che possono essere più disparati, da quelli più seri come una casa, un'azienda, piuttosto che anche una cosa di piacevolezza come un viaggio, oppure appunto una continuità nel patrimonio di famiglia, che è fondamentale per dare le risorse alle persone che amiamo e dare una continuità al patrimonio che siamo stati capaci di costruire o che abbiamo a nostra volta ricevuto dai nostri genitori o dai nostri nonni. Quindi proteggere, Giusy, proteggere. Proteggere, conservare prima di tutto, più che proteggere è conservare. E dare una continuità nel futuro. Bello questo. Stefano, abbiamo parlato di emozioni, soprattutto adesso c'è anche questa emozione, ti sarà capitato nella tua vita professionale come responsabile consulente finanziario patrimoniale di un cliente che viene truffato, viene ingannato dal gatto e la volpe che c'è online, viene lusingato da offerte di sedicenti consulenti finanziari. Cosa possiamo fare per proteggere, cosa possiamo consigliare per non cadere nella trappola del gatto e la volpe? Questo è un problema grosso, tra l'altro le autorità stanno cercando di capire quanto è grande questa diciamo diffusione. Tutti noi riceviamo telefonate di sedicenti operatori, consulenti finanziari, poi utilizzano spesso dei termini non corretti, perché i consulenti finanziari devono essere iscritti a un albo, e c'è
basterebbe, perché è facile dirlo, perché molto spesso sono le vittime sono persone anziane, molto spesso. Queste figure si presentano con delle voci suadenti piuttosto che molto convincenti, pressanti, e ci sono delle persone che magari a livello emotivo cadono in queste trappole, perché normalmente vengono diciamo subito prospettati rendimenti, guadagni favolosi, favolosi. Chiaramente la regola è sempre quello: quando c'è un rendimento che non è in linea con i rendimenti tra virgolette normali di mercato, fatevi subito una domanda, perché a un rendimento particolarmente alto normalmente c'è un rischio particolarmente alto. Quindi queste figure, poi qui non siamo nell'investimento tra virgolette regolamentate, sono figure che operano in maniera abusiva, tra l'altro basterebbe comunicare alla Consob a Milano, basta andare sui siti di Consob. Non mi ricordo quanti siti chiude al giorno la Consob. No. Quanti ne occupano? No, ma è un continuo. Molto spesso le sedi di queste società, chiamiamole così, sono in paesi. Cipro? Ma anche peggio. Anche peggio. Sono spesso paesi dell'est Europa, ma dei sottopaesi, ecco, diciamo così. Quindi Trasnizia. Quindi voglio dire, anche di fronte a una potenziale causa legale, voglio vedere come fai? A chi rivolgersi, ecco, è sempre questa. Quindi consiglio sempre di utilizzare canali solidi, consolidati, nel dubbio verificare tramite la Consob o Banca d'Italia se sono soggetti autorizzati a poter sollecitare questo tipo. Ma una cosa di... semplice, Stefano, chiamare te, chiamare la Giusy, cioè una telefonata allunga la vita, dicevano. Non potrebbe essere una cosa semplice questa? È proprio gestore di relazione, insomma, quindi esatto. Ognuno di noi ha qualcuno di riferimento che conosce, perché lavora in società note, serie, e che sono autorizzate a fare questo tipo di attività. Quindi quando arrivano questi messaggi di guadagni incredibili ed altrimenti facili, perché è sempre una cosa così, è semplice, basta fare così e subito, ecco, diffidate sempre, perché normalmente la truffa dietro l'angolo. Il gatto e la volpe semplifica anche i soldi. Purtroppo sì. E viene sull'albero dei soldi. Purtroppo. Però Stefano ha detto una parola molto importante, Giusy, ha detto la trasformazione del vostro lavoro, del nostro lavoro, è gestore di relazioni. Questa parola qui è... lo vorrei sottolineare, perché è importantissima secondo me. Quindi sì, voi fate un sacco di formazione, vero Giusy, come sì. Banca Patrimoni vi fa fare un sacco di formazione, vero Giusy? Assolutamente, poi è necessaria anche per chi è iscritto all'albo dei consulenti finanziari, o comunque per mantenere quei profili di competenze e di preparazione professionale, sono fondamentali. Come dici tu, Maurizio, ti rubo la frase: chi non si forma si ferma, quindi assolutamente è necessaria. Però ecco, il gestore di relazione è una figura che è molto importante, perché l'ha detto più volte anche Stefano, quello che c'è in campo sia quando si incontra un cliente, sia quando succedono questo tipo di situazioni poco chiare che sono le truffe, c'è in campo molta emotività, perché la capacità è quella di parlare alla nostra pancia, parlano di rendimento. Nel processo di pianificazione finanziaria o patrimoniale, nella relazione con il consulente finanziaria, il rendimento, le performance dell'investimento sono un elemento di tanti, non è l'elemento che è quello, il fattore che determina o che costituisce la nostra decisione in termini finanziari. E il rendimento è anche un fattore, però ci sono tutta una serie di altri elementi, perché la pianificazione finanziaria o gli investimenti che noi valutiamo sono orientati verso il raggiungimento di un obiettivo. Il fatto che ci sia in campo la finanza comportamentale rende ancora più importante il ruolo del consulente finanziario come gestore di relazione, perché poi il consulente finanziario, soprattutto in una struttura come la nostra, si avvale di professionalità specifiche, cioè i gestori che prendono decisioni, che scelgono gli strumenti finanziari, cioè l'asset allocation che viene proposta, cioè c'è lo specialista, perché non possiamo essere tuttologi, è fondamentale andare a definire i profili corretti, perché ognuno deve fare il proprio mestiere nel modo corretto, perché altrimenti si disperde innanzitutto la professionalità.
si dà un suggerimento o si eroga una consulenza sbagliata al cliente e si danno anche informazioni sbagliate. Quindi è per quello che oggi la finanza comportamentale è un elemento molto determinante nel processo di pianificazione e di decisione di investimento, che è affiancata proprio alla conoscenza dell'educazione finanziaria, ma sono due elementi che vanno di pari passo, perché io posso avere l'informazione ma non ho la capacità di gestire le emozioni, e quindi è un connubio che va assolutamente tenuto presente. E laddove il singolo investitore giustamente non abbia la capacità di controllarsi, si deve appoggiare, si deve affiancare, far sostenere dal consulente finanziario. Benissimo questo che state dicendo, quindi un check up della mia persona, come vado dal medico, forse esagero, ma vedere il mio patrimonio, questa parola che sembra grandissima, ma patrimonio mio per quanto riguarda una verifica, vero Stefano? Ma dov'è che siete a Brescia? Adesso la mia curiosità, perché siete ingranditi, so che avete espanso il numero dei collaboratori, non vi seguo più. Dove siete adesso? Beh, fisicamente? Allora, fisicamente siamo in una fase di trasloco, ecco, dal punto di vista tecnico, quindi una transizione anche la nostra. Work in progress, diciamo. No, attualmente siamo ancora in via Vittorio Emanuele, ma ci sposteremo a Brescia 2, quindi. Brescia 2 dove? Via San Zeno 99. Quindi via San Zeno 102-103. 102-103. Perché sì. Quel palazzo a vetri che si vede. Il grande palazzo a vetri, sì, dove ci saremo tutto il gruppo, quindi Banca Sella, il corpore di Banca Sella e Banca Patrimoni Sella, in un unico building, molto, molto comodo anche per i risparmiatori, perché abbiamo un grandissimo parcheggio. Importantissimo oggi come oggi. A Brescia è fondamentale il parcheggio. Sì, tutte le città è fondamentale. Ma Brescia in particolar modo, perché i bresciani sono abituati ad arrivare in macchina. Praticamente divengono nel tuo ufficio con la macchina. Con la macchina. Dentro, e quindi questo ci permetterà, oltre ad avere una maggiore visibilità, ma soprattutto sarà un ufficio molto funzionale, quindi una struttura di 1200 metri quadri assolutamente a disposizione dei clienti. Quindi vi possono trovare lì? Quindi. È impossibile, diciamo, non trovarci. Visibilissimi. Siamo molto visibili. Che abbiamo un po', in questo momento, abbiamo un po' marcato. Abbiamo un po', diciamo, proprio uno spartiacque tra il prima e il dopo. Sì. Se volete due protettori del vostro patrimonio che possono proteggere il vostro denaro e fare un'analisi, li trovate sicuramente su due profili LinkedIn, sia Stefano Boccaletti, dottor Stefano, e la Giuseppina Biondelli su LinkedIn, quindi potete entrare in contatto con loro direttamente. Ma quello che è più importante è con voi un colloquio, l'ha detto più volte Stefano, e lo intendo sottolineare in questo mese dell'educazione finanziaria, importantissima la relazione, andare a trovarlo, sollecitarlo, fare domande, chiedere, sto facendo bene Stefano a comprare questa cosa qua? Dici ma perché la formazione che fanno è a 360 gradi, quindi benissimo la pianificazione, mio figlio, l'università, cosa posso fare Stefano, come no, posso ma vedere? La risposta vera, non esiste un prodotto che sia buono o che sia cattivo, perché dipende, è come se andassi, faccio sempre l'esempio, è come se entrassi in una farmacia e dicessi cosa c'è di buono oggi, esatto. Qualsiasi cosa, dipende che cos'hai. Ecco, il concetto è lo stesso, i prodotti finanziari sono infiniti, oggi abbiamo un'offerta, e quando ho cominciato 36 anni fa non c'era nulla praticamente, avevamo due cose, oggi c'è forse anche troppo, no, certo non è mai troppo, però diciamo c'è un'offerta veramente infinita, e allora ecco che diventa più difficile avere una ricetta, diciamo, trasformandoci da consulenti finanziari in medici, certo. Dobbiamo fare una ricetta che vada bene a questo tipo di cliente, quindi quello che va bene a me probabilmente non va bene a un'altra persona, l'età, il reddito, tutte queste cose sono componenti che influenzano moltissimo la costruzione di un portafoglio. Importantissimo, Giusy, una domanda. Siamo nel mese di educazione finanziaria, ma anche il mese della violenza contro le donne, quindi il 25 di novembre c'è questo. Sì. C'è anche la violenza economica, Giusy, nei confronti delle donne, vero? Beh sì, perché va ad intaccare quello che è la capacità di indipendenza e di autonomia delle donne. È un aspetto che fino a poco tempo fa, quando si parlava di violenza sulle donne, si pensava soprattutto alla violenza fisica, poi l'evoluzione è stata di arrivare alla violenza verbale, adesso assolutamente c'è sensibilità anche in questo senso, per due motivi sostanziali. Il primissimo, che per effetto di una cultura ancora patriarcale la donna è il soggetto che in una coppia si dedica alla famiglia, e quindi normalmente in termini di reddito è o non ha reddito, in termini
termini proprio espliciti che non è una busta paga, oppure tra i due, tra marito e moglie, la donna è quella che ha il reddito più basso. E l'altro aspetto appunto è il fatto che nelle decisioni finanziarie normalmente è sempre l'uomo che si occupa di queste decisioni, ma l'aggravante è che noi stesse donne in una coppia abbiamo sempre dato, fatto passare questa legittimità del fatto che fosse l'uomo a decidere in ambito finanziario e non noi donne. Ecco, diciamo che un po' la cultura dal punto di vista dell'istruzione, nel senso che per fortuna anche in termini di percorso scolastico una parte, non tutte, perché anche lì dobbiamo fare le dovute distinzioni, però diciamo che il percorso scolastico aiuta ad avere una cultura, a crescere dal punto di vista culturale, e questo va a influire anche sulla nostra autostima e fa sì che le donne comincino un po' ad alzare la testa. Chiaramente, ecco, la violenza economica è una violenza che impedisce alla donna di prendere decisioni, decidere un giorno di non subire più violenza in generale, e quindi per questo che è una violenza che è emersa anche nei confronti del mondo femminile. Chiaramente c'è un aspetto molto importante che volevo agganciarmi a ciò che diceva Stefano prima. Siamo in un contesto, anche rispetto a 35 anni fa quando Stefano ha iniziato a fare questo lavoro, in un contesto sociale che è molto cambiato. La necessità di fare educazione finanziaria, di andare a colmare, che non sono solo conoscenze dal punto di vista tecnico, è proprio una capacità di analisi e di avere uno sguardo più ampio nella propria situazione patrimoniale e finanziaria. È cambiato il contesto della famiglia, abbiamo dei modelli di famiglia che sono totalmente diversi rispetto a 35 anni fa, abbiamo un mondo economico che è cambiato rispetto a 35 anni fa, la finanza stessa, l'ha detto Stefano, quando ho iniziato a lavorare avevo due strumenti, oggi c'è un'offerta che è un'offerta ampia, e questo permette di fare una diversificazione, di fare le dovute valutazioni. Cioè viviamo in un contesto economico e sociale che è profondamente cambiato rispetto a 35 anni fa, ma anche rispetto a molto meno. Cioè pensiamo al mondo pre e post 2008, cioè abbiamo una situazione che necessita più di prima di entrare nei meriti di alcuni aspetti. Un cliente che si approccia a un consulente finanziario e fa delle domande, non è che fa delle domande perché non conosce, perché a volte dal gestore di relazione possono emergere delle domande o degli incipit che fanno ampliare lo sguardo. Magari io ero più concentrato su un certo tipo di considerazione, di valutazione, e attraverso il dialogo col consulente finanziario vado a considerare un aspetto che non avevo contemplato prima. Ma se posso, certo, aggiungere, questo è fondamentale. Quello che secondo me manca in Italia è il fatto che nelle scuole si insegnano un sacco di materie, nozioni assolutamente importantissime, e non si parla mai di risparmio, non si parla mai di quello che sarà poi il futuro risparmiatore, che oggi è uno studente, domani sarà un risparmiatore. Sapere che cos'è un mutuo, come funzionano i tassi, cos'è un'azione, cos'è un'obbligazione, nulla. Quindi arrivano questi ragazzi che poi diventano uomini, donne, medici, eccetera, che arrivano, che la prima cosa che dovranno fare è aprire un banalissimo conto corrente. Non dico che non sappiano cosa sia un conto corrente, però manca tutto il resto. Ecco, se possiamo lanciare una mese educazione finanziaria, sì, lanciamolo, un grido d'allarme, cerchiamo di fare formazione già nei licei, già negli istituti superiori e secondari, a questi ragazzi diamo un'informazione almeno di base su che cosa sono i principali prodotti finanziari, come funzionano a grandi linee chiaramente i mercati finanziari, perché poi questo sarà un problema che si troveranno prima o poi a subire, o nel bene o nel male, questi futuri giovani uomini che, o donne. Io a quello che sta dicendo Stefano, www.quelloqueconta.gov.it, in tutta Italia, mese di novembre, tutte le iniziative del Comitato dell'Educazione Finanziaria, rivolte alle scuole, agli anziani, in tutta Italia, consulenti finanziari patrimoniali stanno seminando, lo Stefano e la Giusi lo fanno quotidianamente, sono andati parecchie volte nelle scuole anche loro a fare formazione e fare divulgazione, quindi quello che conta.gov.it trovate tutte le iniziative del mese dell'educazione finanziaria. Quindi
il tempo sta volando, devo ringraziare innanzitutto, prima vi lascio poi i saluti a voi due, ringraziare sicuramente l'Associazione Nazionale Consulenti Patrimoniali che ci dà il patrocinio di questa trasmissione e Ital Preziosi che è lo sponsor che ci dà la possibilità di andare in onda. Quindi mancano ancora 2-3 minuti alla conclusione della trasmissione, con voi potrei andare avanti delle ore perché è un piacere ascoltarvi, è un piacere avere qui questi rappresentanti dal punto di vista divulgativo e formativo. Uno slogan per te Stefano, una parola che daresti adesso per le persone, cosa diresti per avvicinarsi a conoscere questo mondo della finanza? Ma è difficile dare trovare uno slogan. Io invito sempre a leggere e informarsi, soprattutto tanti canali, non avere un solo canale di informazione. Oggi abbiamo la fortuna di avere migliaia di canali informativi sulla rete e gratuiti, perché ormai l'informazione è assolutamente a disposizione. Open source, come dicono. Esatto, è a disposizione di chiunque, quindi cercate di aprire la vostra, diciamo, voglia di conoscere e troverete senz'altro tante cose. Poi naturalmente nella rete c'è di tutto, chiaramente. Certo. Sono. Però cominciare a porsi delle domande, questa è la cosa più secondo me importante. Confrontarsi con Stefano, e confrontarsi con Stefano anche. Giusy? Ma io lo slogan ce l'ho, ma perché sai che fa parte un po' di me, sarebbe capire per scegliere, perché ritengo che, sai che io prima ancora di dare una risposta, a me piace capire le cose, ecco, il fatto che i futuri risparmiatori / investitori, che non sono la stessa cosa, ma è importante capire i meccanismi che ci sono collegati al sistema risparmio di investimento. Sapere anche il contesto in cui siamo, molto spesso noi dobbiamo spiegare ai clienti cosa significano le varie politiche dei tassi e come influiscono sui propri investimenti, quindi bisogna capire prima di arrivare alla conclusione se un rendimento ha avuto o non ha avuto performance, se un investimento è giusto o sbagliato per noi, bisogna capire quali sono i meccanismi e qual è il contesto economico in cui siamo inseriti. Siete perché proprio in sintonia, perché avete detto informarsi e capire per scegliere, quindi ringrazio tantissimo il dottor Stefano Boccaletti di Banca Patrimoni che è venuto qua da noi. Grazie. Giuse Biondelli, gruppo Banca Patrimoni, li trovate a Brescia, troverete questa puntata sì lunedì mattina alle 7.30, alle 8, canale 99, ma su tutti i social, LinkedIn, Facebook, dappertutto, YouTube, ritroverete questa puntata, guardatela e ascoltate i piccole pillole che abbiamo detto in questa mezz'ora che possono aiutare a proteggere la vostra situazione patrimoniale e soprattutto chiamate il vostro consulente patrimoniale, se non volete chiamare Stefano, chiamate Giusy, chiamate il vostro consulente patrimoniale in questo mese di educazione finanziaria e fate un check-up delle vostre risorse finanziarie. Alla prossima puntata di Economicamente. Grazie!